Guardate questa inquadratura, siamo a metà dell'ultimo lato della poppa conclusiva della regata che molto probabilmente, abbiamo parlato con il comitato di regata con Hans Wasik, che molto probabilmente sarà l'ultima regata di questa Women Sailing Cup Italia 2017. Queste due barche sono, si preparano ad un vero e proprio arrivo in volata, ci vorrà proprio il photo finish. Sono le ragazze della LNI Tigullio, la Lega Vela, e le femminelle, le stesse prima e seconda classificate nella penultima regata, nella prima regata di questa domenica conclusiva della regata del campionato, e che si stanno confrontando ancora. Però in tutta questa ultima prova sono state avanti le femminelle con una classifica che a quel punto si sarebbe ulteriormente rivoluzionata, mentre adesso la situazione è di veramente di parità. Ci sarà però una strambata da fare ancora per le ragazze della Lega Navale del Tigullio, mentre le femminelle potrebbero arrivare in boa senza strambare, sulla linea d'arrivo senza strambare. Quindi vediamo cosa succede, perché è un momento decisivo, anche perché se veramente fosse confermato che questa è l'ultima prova, in caso di vittoria le ragazze con la vela gialla, quindi le ragazze LNI Tigullio, in caso di successo in questa prova porterebbero a 3 il numero dei loro successi su altrettante regate, e quindi automaticamente vincerebbero la Women's Sailing Cup Italia 2017 davanti alle Vele Rosa, che al momento sono con 3 prove fatte, hanno 2 primi e 1 secondo. Attenzione, ha strambato adesso e quindi si va a un momento decisivo, ci sarà l'incrocio praticamente proprio sulla linea del traguardo, lo vedete, la vela fucsia delle femminelle e la vela gialla delle LNI Tigullio. Se invece dovessero vincere le femminelle ci sarebbe un ex aequo in classifica e quindi si dovrebbe rivedere, ricalcolare un pochino le cose. Quindi bellissimo questo finale, molto emozionante, che rende giustizia anche ai contenuti tecnici di questa regata. Ne abbiamo parlato tantissimo a proposito dello spettacolo, degli eventi, dello stare insieme, dei messaggi, della solidarietà, però qui c'è tutto. Attenzione all'incrocio, viene urlata la precedenza da parte delle ragazze del Tigullio, viene chiesta acqua, strambano proprio al loro fianco, quindi cercano di rollarle, ovviamente la strambata un po' le rallenta, ma può anche togliere vento alle rivali. Incredibile questo arrivo in volata, bellissimo. Vediamo il buon presso della barca delle femminelle che ha tagliato probabilmente la linea, è stata data all'arrivo, le femminelle hanno vinto e quindi nelle tre prove, nell'arco delle tre prove, femminelle hanno 2 secondi e 1 primo, le LNI Tigullio hanno 2 primi e 1 secondo, le Vele Rosa a loro volta, che però sono a terra, oggi non hanno regatato, hanno anche loro 2 primi e 1 secondo, quindi c'è un ex aequo che andrà poi ovviamente sciolto quando si arriverà a terra, e dovremo vedere un po' anche il resto delle considerazioni che farà il comitato. Adesso noi cerchiamo di raggiungere le protagoniste, c'è una protesta, ci dicono intanto adesso che c'è stata, c'è una protesta, vediamo però d'altra parte la vengono richiamate. Dunque queste regate sono, dovrebbero almeno teoricamente essere anche arbitrate in acqua, quindi adesso vediamo cosa succederà, il comitato sta deliberando, sta decidendo, la bandiera di protesta è stata issata sulla barca con la vela gialla, lo vedete, eccola qua, bandiera di protesta, e comunque insomma c'è in ballo la vittoria di questo campionato, quindi ora vediamo, ma cerchiamo anche di avvicinarci alla barca di queste protagoniste per vedere di intervistarle. A bordo della barca della LNI Tigullio, che giornata, che regata, emozionante questo arrivo in volata, ma dimmi una cosa, timoniera, presentaci il tuo equipaggio intanto, siete a per il momento a pari punti con Vele Rosa, che però non hanno regatato, mi sposto per consentire l'inquadratura, eccoci qua, allora siete a pari punti, però c'è una protesta in corso. Esatto, abbiamo deciso di protestare perché non ci hanno dato acqua, avevamo noi mura dritta, quindi precedenza, e loro mura sinistra, per non dover, per evitare lo scontro abbiamo dovuto fare una strambata veloce, invece avrebbero dovuto farla loro. Abbiamo visto, l'abbiamo raccontato in diretta. Timoniera, dici il tuo nome e presentaci tutto l'equipaggio. Allora, io sono Erika Bertini, presento Laura Dalì, Bianca Roccatagliata, Elisa Ascoli e Alice Foti. Loro sono 3 ragazze giovanissime, 18 e 17 anni, e noi siamo 2 attempate. Bello questo insieme di esperienza e nuovo. Esatto, di vecchio e nuovo. Allora vado un po'
Avanti, Laura, te con questo cognome mi ricordi qualcuno però? Purtroppo un cognome pesante. Vogliamo dire? Sì, sono la sorella di Pietro, quindi vabbè. Ma non ho ovviamente l'estro di mio fratello. La sorella di Pietro Dalì però vince, sta per vincere, potrebbe vincere la Women's Sailing Cup. Vabbè. Almeno porto via qualcosa al fratello. Brava, salutiamo Pietro. Ragazze, invece voi come avete iniziato la vela? Anzi, la domanda è, visto che siete esperte del Tiguglio, in una giornata come questa sapevate meglio degli altri cosa fare? Ma espertissime non lo siamo, però un po' più esperte delle altre sì, e qualche cosa in più potevamo sapere. Però. Su che barche andate di solito? Laser. Sì, anch'io Laser. Laser. Tutte laseriste, quindi fate anche l'Italia Cup, il circuito, queste cose qui? Ancora no? Sì, qualcosina. Sentite, e in conclusione, questa Women's Sailing Cup, questa regata tutta al femminile, vi è piaciuta? Come vi siete trovate? Bellissima, no? Davvero una grande iniziativa. E meno male che c'è stato un sacco di gente quest'anno e speriamo che gli anni prossimi ce ne sia ancora di più. Benissimo, grazie, complimenti. Allora, in attesa di vedere poi come finirà la protesta, linea allo studio centrale.